stavano costruendo un regime. Non è semplicemente una questione di poltrone, che è una traduzione, diciamo così, Lei è un bel volgare. po' di tempo che mi parla di regime, devo Il dire la problema, verità. provate a vedere cos'è successo in tutto questo, gli episodi, l'impeachment richiesto per il Presidente della Repubblica, l'attacco alla magistratura, l'occupazione delle posizioni di potere, la costruzione appunto di un consenso che porta dentro al governo tutto, o vorrebbe portare dentro al governo tutto, sicché il Parlamento è una pura cassa di risonanza. Questa costruzione, i magistrati se si muovono sono sotto accusa, questo processo è un processo per me pericoloso, drammatico, ma impegnativo, se non che questo processo comincia a mostrare una qualche fragilità. Guardate, questo è il punto da cui sì, le elezioni sono la gran cassa, ma quello che promuove il conflitto è un'altra cosa. È il fatto che comincia a incrinarsi quel consenso che all'inizio c'era e che era Vero. mai più come quelli che sono venuti Cioè, prima, lei mi che sta era qui la sua dicendo forza. loro usano il fatto che le elezioni Sì, europee, anche abbastanza normali, non faccio una perché campagna non sono più elettorale perché hanno sicuri il di fare problema. così, perché l'economia va male, è un problema. E quando l'economia va male, prima o poi la gente se ne accorge. E quando la gente se ne accorge, tu puoi aver gridato contro l'immigrato, tu puoi aver scatenato anche la paura e l'odio, ma se poi non arrivi alla fine del mese, Certo. quell'elemento lì ti pesa addosso in maniera rilevantissima, in maniera rilevantissima. Inoltre, siccome qualche volta davvero in questo, mi sa che io non uso il termine fascismo per non indurre in tentazioni, ma no, c'è invece davvero una cultura in una parte del governo di destra Sì, reazionaria. sono d'accordo io, Quando assolutamente. tu però fai degli atti, come dire, insostenibili. Se c'è una famiglia che entra in un alloggio che è suo diritto e tu hai promosso una canea contro di quella, dopo un po' c'è una reazione anche della gente che comincia a fischiarti, a Certo. protestare. E badi, il guerriero, quando comincia a sentire incrinata la sua armatura, si disunisce. Le reazioni di Salvini alle piazze sono cambiate in questo ultimo mese. Prima indicava il nemico con, se posso dire, l'arroganza di metterlo fuori gioco. Adesso si innervosisce, deve discutere con lui, deve litigare. Allora, in questa condizione, riemergono i conflitti tra 5 Stelle e la Lega. Bisognerà vedere se prevarrà, dopo le elezioni, la costruzione ulteriore del regime, oppure se non ce la faranno, ma se non ce la faranno non sarà per un conflitto tra di loro, ma per un conflitto tra il Paese e questo Sì, governo. che ognuno cerca di